Salve e benvenuti al Blow Show. Oggi parleremo della guerra in Ucraina e in particolare del possibile embargo sul gas e sul petrolio e dell'ultima mossa di Putin, ossia quella di accettare solamente pagamenti in rubli per le forniture. La mia tesi è che in questo momento in realtà Putin ci sta regalando il gas e la sua mossa di pretendere il pagamento in rubli potrebbe scardinare le sanzioni. You're listening to the Blow Show, the podcast experience with guests from all over the world. Amici miei, dopo 2 anni di pandemia pensavamo di essere arrivati alla fine del tunnel, vedevamo la luce e invece ci ritroviamo con una guerra disastrosa alle porte di casa nostra. E come è naturale che sia, i media sono passati al tema coronavirus H24 al tema guerra. Purtroppo spesso la natura stessa delle trasmissioni televisive non permette un ragionamento pacato, sensato, che colga le sfumature, le complessità e tutte le concatenazioni di azioni e reazioni. Un tema che ci riguarda e che purtroppo ci riguarderà forse per i prossimi decenni è proprio quello della fornitura di gas e di petrolio e dell'ultima mossa di Putin. E una delle domande che ricorre più spesso è: possiamo fare un embargo sulle forniture di gas e di petrolio, quindi smettere di importare dalla Russia? E se sì, dovremmo farlo? È una strategia intelligente o forse no? Esistono delle strategie alternative e più intelligenti per ottenere il risultato ottimale per noi? E soprattutto, quali conseguenze ha la strategia di Putin di accettare solo rubli per il pagamento delle materie prime? Iniziamo direttamente con il tema dell'embargo del gas e del petrolio e visto che abbiamo ancora un po' di corrente elettrica, sfruttiamola e mettiamo un bel like al canale e attiviamo le notifiche. La prima domanda che dobbiamo porci è: quali sarebbero le conseguenze per noi se dovessimo tagliare le importazioni di gas e petrolio dalla Russia? È una sfida che potremmo sostenere o sarebbe una mossa che ci farebbe capitolare immediatamente? La prima cosa che dobbiamo guardare sono i numeri che, nella loro crudezza, non promettono nulla di buono. Molti giornalisti e commentatori della battuta facile semplificano facendo un errore, secondo me, grossolano. La loro tesi è che in termini di PIL la Russia equivale all'incirca all'economia della Spagna o del Texas e che le nostre importazioni dalla Russia equivalgono più o meno a una cifra compresa tra il 2 e il 5%. Quindi, detto così, chi sostiene l'idea dell'embargo mette queste cifre sul tavolo e chi magari non capisce come funziona l'economia pensa: ok, fatto 100 il PIL europeo, togliamo dal 2 al 5%, è dura, però si può fare. Questo è un caso tipico del fare i conti senza l'oste, perché quello che noi importiamo dalla Russia sono materie prime che stanno proprio alla base della catena del valore. Per esempio, io vivo in Germania, nel Baden-Württemberg, e qui si producono automobili, Mercedes e Porsche. Sono dei prodotti high-tech dove il prezzo del gas in sé incide poco sul prezzo finale dell'automobile. Ma se partiamo dall'origine, scopriamo che il gas serve in determinati processi che proprio alla base della produzione di beni a valore aggiunto. Per esempio, la cosa più elementare è il calore, quindi, che so, fondere i metalli oppure per fare le saldature. Poi, se pensiamo alla chimica, il gas viene utilizzato in tantissimi processi. Potrei citare decine di casi, però ne dico alcuni tra i più banali, che magari conoscerete tutti. Se avete un diesel Euro 6, dovete mettere l'AdBlue, quindi pensate non solo alla vostra auto, ma anche a tutti i camion e tutti gli autobus che sono stati prodotti dal 2014 o 2015 in poi. Per avere così un'idea delle proporzioni, per produrre un litro di AdBlue serve 1 chilo di metano, più o meno. Il gas viene utilizzato anche per produrre fertilizzanti, quelli a base di ammoniaca, il famoso nitrato, per cui se non hai il fertilizzante hai una resa minore in agricoltura, le piante si ammalano, di conseguenza anche una carenza di prodotti agricoli, i prezzi più alti e tutto quello che ne consegue. Quindi, per fare un paragone semplice da comprendere, tantissimi settori dell'economia sono come una sorta di castello di carta, dove quindi basta togliere una carta da sotto e fa crollare tutto. E nelle ultime settimane ho sentito spesso, ho letto spesso anche tra i miei contatti professionali su LinkedIn, che saluto, commenti tipo: preferisco mettermi un maglione in più, abbasso i termosifoni, però non voglio finanziare Putin e la sua macchina da guerra. E io credo che se ragionassero su tutte le conseguenze, anche la non reversibilità di certe scelte, io credo che sì, ci penserebbero 2 volte prima di farsi i selfie con il maglione di lana. E la cosa può essere ancora più grave e drammatica se pensiamo ad un taglio netto e subitaneo rispetto a un taglio graduale e magari distribuito nel tempo. La nostra generazione fortunatamente non ha mai vissuto questo tipo di crisi, però per esempio i miei genitori ricordano ancora la crisi del petrolio negli anni 70 e la cosa non è stata così piacevole. E ricordiamoci che l'economia degli anni 70 era di ordini di grandezza meno globalizzata e interconnessa rispetto ad oggi e la popolazione era più o meno la metà, ricordo che erano circa tipo 4 miliardi rispetto agli 8 di oggi. Per cui non è peregrino pensare che se lo stesso scenario venisse replicato oggi scatenerebbe uno schifo che non ha
eguali a memoria d'uomo. E per chi non sapesse cosa vuol dire schifio, ve lo spiego nei commenti. Un'altra domanda che dobbiamo porci è se un embargo sul gas sia attuabile dal punto di vista politico, ossia un governo che decide di fare l'embargo potrebbe resistere a sua volta nel momento in cui si manifestano le conseguenze? E la mia risposta è no, perché se ad un tratto tu hai carenza di prodotti, inflazione alle stelle, ancora di più di quello che già abbiamo oggi, io credo che nessun partito al governo potrebbe resistere all'onda d'urto. Alcuni partiti, come i Verdi in Germania, propongono come soluzione l'incremento delle energie rinnovabili, quindi anche per il discorso della riduzione della CO2. Naturalmente, se noi pensiamo in un'ottica di decadi, quindi che so, 20-30 anni, questo ragionamento è sicuramente valido, però nel periodo di transizione, dove tu devi passare dallo status quo di oggi al 100% di rinnovabili, secondo me la dipendenza del gas è addirittura maggiore, perché le energie rinnovabili hanno una produzione molto volatile, quindi se c'è sole o vento o meno, per cui il carico di base deve essere assicurato da fonti non rinnovabili. Quindi, a parte il nucleare, hai l'alternativa tra gas e carbone. Il carbone, oltre a essere molto più inquinante del gas, ha anche dei tempi e delle modalità di combustione diversi. Una centrale a gas può essere attivata, disattivata o modulata in tempi, diciamo, relativamente brevi, mentre questo non è assolutamente possibile con una centrale a carbone. Ora, per fare un paragone casalingo, prendete come esempio, che so, il barbecue a gas rispetto a quella a carbone e poi moltiplicate in proporzione. Proprio qui vicino a Heilbronn c'è una centrale a carbone che consuma 8.000 tonnellate di carbone al giorno. Quindi a occhiometro stiamo parlando di l'equivalente di 400 tir, mentre con il gas tu installi la condotta una volta e amen. Quindi per i prossimi decenni sarà impossibile rinunciare al gas per garantire una disponibilità costante e affidabile di energia elettrica. E la mia tesi è che il consumo di gas è addirittura destinato ad aumentare nei prossimi anni. Naturalmente, se qualcuno ha dati o evidenze che dimostrano il contrario, lasciate un commento e saremo ben lieti di avere una dimostrazione. Partendo da queste premesse, possiamo anche concludere che fare un embargo sul gas è socialmente, economicamente e politicamente impossibile. Però immaginiamo che dal punto di vista politico si potesse fare. Quindi, sempre rimanendo in questo campo delle ipotesi, immaginiamo di avere un governo forte, autorevole, che proprio si assume la responsabilità, fa harakiri e impone l'embargo sul gas. E qui dovremmo porci un'altra domanda, ossia questa strategia sarebbe sensata o stupida? Se guardate le varie trasmissioni televisive o leggete i diversi commentatori, fra parentesi il mio feed, come presumo anche il vostro, è pieno del professor Orsini e solo dall'altro ieri è stato superato da Will Smith, c'è una tesi che viene sposata da molti, ossia se noi non importiamo più gas e petrolio dalla Russia, diamo il colpo di grazia a Putin, perché senza i proventi della vendita di gas e petrolio Putin non può più finanziare la sua macchina da guerra e in poche settimane ce lo togliamo dalle palle. Se così fosse, noi potremmo valutare veramente se sia il caso di fare un grande sacrificio, però limitato nel tempo, per poi avere un futuro sereno e migliore per tutti. Per me questo è il mondo dei sogni e c'è un altro dettaglio da non sottovalutare. Io credo che possiamo essere tutti d'accordo che la soluzione migliore del conflitto in Ucraina sia quella diplomatica. Per avere una soluzione diplomatica è necessario tenere i canali aperti e quello della fornitura del gas e del petrolio, dove la Russia fornisce noi e noi paghiamo regolarmente, è sicuramente un canale non indifferente, considerando anche che abbiamo chiuso tutti gli altri canali e abbiamo bruciato tutti i ponti. Naturalmente, dal punto di vista emotivo, molti possono pensare, anche legittimamente, che sia giusto andare all in, come si fa nel poker, ma da un punto di vista strategico è sempre bene ragionare a mente fredda, non arrivare mai al massimo livello di escalation e tenersi, diciamo, una porta aperta. Quindi, fino a quando c'è una base comune, un ponte, una linea di comunicazione, chiamatela come volete, secondo me è sempre bene mantenerla, perché comunque il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di far calmare gli animi e raggiungere un accordo. Poi, sempre su questo tema, c'è una cosa che da un lato mi manda in bestia e dall'altro mi lascia sconsolato, perché dimostra che noi cittadini siamo nelle mani di nessuno. E mi riferisco proprio al fatto stesso, da parte della politica, di parlare di embargo sul gas e il petrolio, perché chi conosce il funzionamento dei mercati finanziari e i meccanismi che determinano il prezzo di un titolo o di una materia prima sa che questi scontano il futuro, per cui riflettono le aspettative di domani nei prezzi di oggi. Così, a futura memoria storica, questa puntata è stata registrata il 29 marzo 2022 e ad oggi le forniture di gas e di petrolio dalla Russia sono arrivate puntuali come sempre, quindi non ci sarebbe alcun motivo reale per l'aumento dei prezzi. Ma nel momento in cui i
politici straparlano di embargo sul gas e sul petrolio, cosa succede? La speculazione fa il suo sporco lavoro, i prezzi si adeguano e le conseguenze le piangiamo tutti. Quindi se qualcuno vi dice che la vostra bolletta del gas o elettrica o il costo del pieno di benzina è aumentato per colpa di Putin, vi sta dicendo come minimo una mezza bugia, perlomeno, ripeto, ad oggi 29 marzo 2022. Fra le altre cose, fare aumentare il prezzo del gas e del petrolio paventando un futuro embargo che non fa che arricchire Putin, perché per la stessa quantità di materie prime i ricavi sono molto maggiori. Tra gennaio e febbraio il prezzo del gas, il future TTF, oscillava tra i 75 e i 100 dollari per megawattora e durante il picco il prezzo si è quasi triplicato. Quindi, facendo così i conti della casalinga, se il prezzo è il triplo, Putin potrebbe vendere un terzo del gas e guadagnare comunque la stessa cifra. E sappiate che i produttori e distributori di gas e petrolio in questo momento stanno incassando il premio per il rischio e facendo utili stellari. E questi sono dati pubblici e facilmente verificabili. La mia conclusione è che parlare di embargo e dare munizioni alla speculazione è un atto suicida che impoverisce noi e arricchisce Putin. Poi magari nella massa qualcuno dei nostri sfrutta per bene queste informazioni, ma su questo sorvoliamo perché altrimenti poi mi dicono che sono un cospirazionista. Quindi il mio umile appello ai politici è: o fate questo embargo o non lo fate, però evitate di parlarne. E sempre sul tema dell'embargo ci sono invece diversi economisti e specialisti che propongono un approccio graduale più sostenibile, ossia quello di applicare una tassa aggiuntiva al gas e petrolio proveniente dalla Russia. E in questo modo il prezzo in generale non verrebbe influenzato, o comunque verrebbe influenzato in maniera minore, e il mercato avrebbe il tempo di adeguarsi in maniera più graduale, quindi cercare delle alternative senza uno shock improvviso. La storia ci insegna che il libero mercato, se ha il tempo necessario, riesce ad adeguarsi a qualsiasi situazione, per cui nel caso del gas si tratterebbe di trovare altre fonti, altri canali di approvvigionamento, dei metodi di produzione più efficaci o, che so, risparmio energetico, eccetera. E dall'altro lato si manderebbe un messaggio a Mosca, ossia che noi stiamo facendo sul serio e siamo anche in grado di mantenere questo braccio di ferro per tutto il tempo necessario. Perché diciamoci la verità, se noi diciamo a Putin domani chiudiamo il rubinetto del gas, lui ci ride in faccia e vede il nostro bluff. Mentre una tassa aggiuntiva sul gas sarebbe politicamente più sostenibile e più credibile anche per lui. Però questo sempre che Putin non chiuda lui il rubinetto e ci lascia secco, ma questa è un'altra storia. Questo stratagemma della tassa avrebbe un altro effetto positivo, ossia che mentre l'aumento del prezzo del gas beneficia solo Putin e quindi impoverisce noi, la tassa aggiuntiva costituirebbe un gettito fiscale aggiuntivo per le nostre casse e magari, se abbiamo qualche politico illuminato e competente, potrebbe sfruttare questo introito aggiuntivo per accelerare la transizione energetica. Naturalmente questa soluzione sarebbe solo più sostenibile dal punto di vista politico, perché comunque non è facile, perché noi cittadini arrivati a un certo punto potremmo anche incazzarci, perché già i prezzi sono alti, poi mettiamo anche la tassa aggiuntiva e basta. Amici miei, vi ricordate quando il nostro problema erano i 2 centesimi per i sacchetti della verdura? Bei tempi. In ogni caso noi dobbiamo sempre tenere a mente che ad ogni mossa corrisponde una contromossa, per cui gli strateghi di Mosca non è che stanno con le mani in mano, ma fanno i loro ragionamenti, muovono le loro figure sulla scacchiera sia in risposta alle nostre mosse ma anche in previsione delle mosse successive. L'ultima mossa di Putin è stata quella di richiedere il pagamento delle forniture in rubli. Questa è una mossa che io mi aspettavo già da qualche settimana e per capire il ragionamento bisogna proprio partire dalla base, ossia come funziona il denaro. Se prendete una banconota, per esempio qui io ho la mia paghetta settimanale di 5 euro, questa banconota in sé non vale nulla, è semplicemente un pezzo di carta stampato e colorato. Il valore di questa banconota è nel corrispettivo di beni o servizi che io posso acquistare, per esempio ai prezzi attuali è un chilo di pane, che se ci pensate, per i meno giovani e più romantici, ai miei tempi con 10.000 lire io compravo 6 chili di pane. Comunque, a livello macro, noi facciamo appunto il ragionamento sui flussi di miliardi che vanno e vengono dalla Russia, però in realtà il valore di queste cifre sta proprio nel corrispettivo di beni e servizi che si possono acquistare. E attualmente lo scenario qual è? La Russia ci sta fornendo gas e petrolio, quindi un bene reale, in cambio di denaro. Denaro che avrebbe un valore reale se la Russia potesse acquistare in cambio a sua volta beni e servizi, e sicuramente non per avere i bigliettini colorati con i numeri sopra oppure avere le cifre sul display dell'online banking. Perché in questo momento i conti della Russia sono bloccati, per cui non hanno accesso ai pagamenti, e anche se i soldi sono lì e si accumulano giorno dopo giorno.
Adesso io non saprei spiegarvi esattamente come funziona il meccanismo per il pagamento delle forniture del gas. Questo meccanismo viene gestito tramite aziende in Svizzera con dei meccanismi molto sofisticati e non molto trasparenti, però la sostanza è quella che la Russia o non ha accesso ai conti o, se ce l'ha, non può spendere i soldi, perché le sanzioni hanno bloccato qualsiasi tipo di fornitura, qualsiasi tipo di transazione, per cui de facto questi soldi, e parliamo di cifre intorno ai 30 miliardi di dollari al mese, attualmente non valgono nulla. E sempre per tornare all'esempio dei miei 5 euro, immaginate una legge che mette l'embargo sulle banconote da 5 euro e nessuno mi vende più qualcosa. Anche se ne avessi un container pieno, sarei l'equivalente di un nullatenente. E quindi, se proprio dovessimo definire questa situazione, e so che per molti sarà una tesi controversa, la Russia in questo momento ci sta regalando il gas, o al massimo ce lo sta vendendo con l'assegno con data di scadenza quando toglierete le sanzioni. Il che, se ci pensate bene, tra l'altro implica che Putin conta sul fatto che le sanzioni verranno tolte in un lasso di tempo congruo, comunque sopportabile per lui e per la sua economia. Quindi, se noi potessimo fargli i conti in tasca, potremmo stimare in maniera abbastanza affidabile il momento in cui Putin si siederà con Zelensky per firmare l'armistizio. Perché attualmente per la Russia la situazione attuale corrisponde proprio ad un embargo sul gas, dove oltre al danno del mancato pagamento si aggiunge la beffa del fatto che comunque il gas ce lo stanno mandando. Però stiamo attenti, perché il gioco è bello finché dura e Putin in questo momento ha il coltello dalla parte del manico. Fra le altre cose, se questa mia ricostruzione è corretta, la frase per cui noi stiamo finanziando l'apparato militare di Putin con il nostro acquisto di gas e petrolio non corrisponde alla realtà. E se avete una conoscenza dei fatti diversa, fatemelo sapere nei commenti e sarà mia cura correggermi. Però io credo di averci azzeccato, perché l'errore di scambiare il valore nominale dei soldi con il valore reale è un errore in cui anche molti esperti incappano spesso. E a breve dovremmo aggiungere anche un altro livello di complessità, ossia l'euro digitale, però questo è un tema per un'altra puntata. Se vi interessa, lasciate un commento e sarà mia cura soddisfare la vostra brama di conoscenza. Ma torniamo a Putin. Qual è il senso di questa strategia, ossia quella di chiedere il pagamento in rubli per le forniture di gas e petrolio? Per capire la strategia bisogna procedere passo per passo. Primo, punto 1. Dove procuriamo i rubli? In tempi normali, per le grandi somme, ci si rivolge alla banca centrale o alle grandi banche internazionali, per cui si fa un cambio, che potremmo definire così, all'ingrosso. Ma attualmente questa possibilità è preclusa, sia perché ci sono delle sanzioni, ma anche se non ci fossero, la banca centrale russa potrebbe semplicemente dire: io non vi vendo rubli perché non ne ho abbastanza. Voi direte: che vuol dire non ne ha abbastanza? La massa monetaria della Russia è tarata sul mercato russo, mentre il dollaro è tarato per un mercato mondiale. Quindi, per darvi un'idea delle cifre, la massa di dollari in circolazione ad oggi è oltre 20.000 miliardi di dollari, mentre per il rublo siamo 36.000 miliardi di rubli, dove un dollaro è circa 100 rubli. Quindi la proporzione è 20.000 contro 360, o 55 a 1. Sempre per mettere le cifre in relazione, 12 mesi di forniture di gas e petrolio a 30 miliardi al mese fanno giusto 360 miliardi. Quindi, con solo un anno di fornitura, se la banca centrale russa non aumenta la massa dei rubli in circolazione, avremmo tolto dal mercato tutti i rubli. La domanda è: come possiamo procurarci rubli per pagare il gas e il petrolio? E qui c'è la furbata di Putin, perché l'unica possibilità per noi per procurarci i rubli è proprio quella di vendere beni e servizi alla Russia, però in rubli. In questo modo cosa succederebbe? Che la Russia ci dà dei rubli in cambio delle nostre merci e noi restituiamo i rubli in cambio del gas. E in altre parole, con questa mossa Putin avrebbe scardinato le sanzioni. E la mia tesi è che proprio questa sia la motivazione della strategia di Putin, perché altrimenti venderci il gas in cambio di euro o dollari non spendibili e equivale a regalarci il gas. Noi di Putin possiamo dire tutto il male possibile, però sicuramente non che sia un ingenuo e tantomeno che sia magnanimo nei nostri confronti. Naturalmente, rimanendo sempre nell'esempio della partita a scacchi, dobbiamo anche calcolare quale sarebbe la mossa successiva, ossia cosa succede se la Russia non riesce a scardinare le sanzioni e quindi ricevere beni e servizi reali in cambio del gas. E secondo me la mossa successiva sarebbe proprio quella che Putin ci chiude il rubinetto. E poi sarebbero veramente cazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa tesi, io risponderò a tutti i commenti e se non lo avete ancora fatto, lasciate un like al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao! Only on the blow show, so here we go.